Oggi sul Mattino c'è questa, diciamo, inchiesta, questa denuncia del consigliere Troncone riguardo questi fitti, diciamo, pezzi stracciati concessi dalla fondazione che è di proprietà del comune. Lei ha fatto delle verifiche, ha chiesto delle verifiche. Noi è quello che non solo abbiamo chiesto, noi abbiamo dato delle direttive molto precise, ma non solo su questa vicenda che poi, come dire, ha una gestione che non è del Comune di Napoli, quindi noi esercitiamo altro tipo di attività. Però la nostra linea su tutto il patrimonio comunale, tutto il patrimonio immobiliare del Comune di Napoli è molto chiara, cioè bisogna avere tolleranza zero con tutte quelle vicende che sono ritenute completamente inaccettabili sul piano del rapporto tra domanda e offerta, tra proprietario e conduttore. È chiaro che non sempre si può risolvere in pochi giorni, perché alcune di queste situazioni hanno alla base dei contratti, che quindi sui quali bisogna intervenire, su alcuni siamo già intervenuti. Nei bilanci vari che abbiamo approvato in questi anni ci sono interventi molto significativi e tra breve noi anche approveremo, sicuramente lo dobbiamo fare prima dell'estate, un altro atto in cui andremo a dare forza giuridica a quelle esperienze di valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare che sono sotto gli occhi di tutti e che sono nate in maniera fragili, e invece andare definitivamente a troncare tutte quelle gestioni del patrimonio immobiliare che con l'interesse pubblico non hanno niente a che vedere. Possono essere i casi, non so, di un bene comunale che dentro ci sta chi fa profitto privato o che non ha niente a che vedere col bene comune, o casi incredibili che conosciamo, cioè sui quali siamo già intervenuti e si interviene dove si trovano dei fitti che sono inaccettabili perché sono beni, come dire, si trovano in zone dove il mercato è tutt'altro, quindi questo chiaramente è un lavoro enorme, significativo, complicato che devo dire però gli uffici del patrimonio stanno facendo, e se poi si dovessero individuare, come già ci è capitato di fare nel passato e nel recente passato, sacche anche di illegalità o di qualcuno che ha fatto il furbo, questi vanno semplicemente affrontati, colpiti, segnalati e denunciati, come è giusto che sia.